siamo a Torino nella sede di Fiat per l'inaugurazione della FCA Heritage. Ma di cosa si tratta? Si tratta del riferimento degli appassionati di auto storiche firmate Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Infatti lo vedete, siamo in questo enorme capannone circondati da vetture storiche, sono pensate più di 200, quindi veramente un'infinità, tutte originalissime e curate dai tecnici delle storiche del gruppo FCA. FCA Heritage però offre anche un servizio agli appassionati per avere ancora più cura e fedeltà del proprio mezzo storico, quindi è possibile recuperare certificati di autenticità, tutti i documenti relativi a quel modello, a quel telaio, e inoltre anche tutte le schede e i manuali di uso e manutenzione storici ristampati dagli originali, quindi un servizio veramente completo. Chiedo subito scusa se non vi farò vedere tutti i mezzi, perché sono veramente tantissimi, lo vedete, soprattutto chiedo scusa anche se non li conosco proprio tutti, perché ci sono mezzi veramente unici, fatti in pochissimi esemplari che probabilmente non avrete visto neppure voi, quindi bando alle ciance, vi faccio vedere i principali, i più belli e i più particolari che trovo qui dentro. Venite con me. Da un modello un pochino più attuale, non è proprio un modello ma un prototipo, lo riconoscete? Eh sì, questo è il primo prototipo della mitica e nuova Fiat 500, lo vedete, il modello di serie è molto fedele al prototipo, le forme, le linee veramente similissime, anche i fari dietro cambiano un pochino, guardate anche qua i tecnici all'inizio avevano pensato uno scarico centrale un po' più aggressivo, forse potrebbe essere un'idea per la futura 500 Abarth. Guardate anche gli interni, ve li faccio vedere rapidissimamente, super futuristici ma comunque molto vicini al modello attualmente in produzione. E infatti questo modello, la Fiat 500 nuova, ha avuto un successo incredibile. Andiamo avanti. Da questa parte ci sono prototipi veramente unici, questa Panda Jolly, così si chiama, adatta molto al mare. Ci spostiamo più avanti, guardate qui Fiat un pochino più retro ma comunque che pensavano al futuro. Centro ricerche, guardate questo strano SUV dalle forme direi improponibili e insomma veramente mezzi incredibili qui dentro. Risaliamo questa bellissima esposizione di Alfa Romeo, partiamo dalla Giulietta che ha fatto la safety car nel mondiale Superbike, Giulietta quadrifoglio verde, Alfa GT da corsa, questa me la ricordo, l'incredibile bellissima Alfa Romeo 8C col tetto rigido e anche cabrio. Qui si va su una 4C decisamente più pompata, lo vedete con l'alettone dietro, ma io mi volevo arrivare fino a qui perché ci sono due mezzi veramente spaziali, e lo vedete questa 156 mi sembra sì, station wagon dedicata alle frecce tricolori, guardate qui questa Alfa GT, scusate mi viene da ridere, che replica la mitica vettura del film Cars, Saetta McQueen, guardate ci sono anche gli scarichi laterali, bellissimo il numero 95, spoiler dietro stile NASCAR, anche i cerchi riprendono fede a un appunto al modello di Saetta McQueen che ha corso, me lo ricordo benissimo, e non poteva mancare il sorriso con i due occhioni. Questa è veramente particolare, un po' bruttina. Prima di spostarci dall'altra parte dell'esposizione dove ci sono tutte le Lancia, volevo farvi vedere che le zone qui al centro sono state divise per categoria. Qui davanti a me c'è la zona della sicurezza, infatti ci sono tutti i mezzi più storici ma anche più moderni, là in fondo c'è la 500 con cui Fiat ha sviluppato e perfezionato la sicurezza delle proprie vetture. Guardate qui c'è una Y10, appunto là dietro la Fiat 500, mezzi incredibili come quel coso lì arancione che è un taxi che sinceramente non so dirvi il modello. Da questa parte invece i mezzi più stilosi che hanno segnato appunto la storia della ricerca dello stile di Fiat e di Lancia. Lo vedete bellissima questa Fiat Dino Spider, al suo fianco la Lancia Flaminia Coupé e guardate non poteva mancare la Fiat Barchetta, che comunque è una vettura più moderna che ha fatto la storia
anche qui del marchio. Da questa parte invece i epic journeys, quindi i viaggi più incredibili, c'è questa Panda 4x4, la mitica Lancia Delta Safari, e volevo farvi vedere dall'altra parte un altro mezzo incredibile. Intanto passiamo di qui, Fiat 500 Overland, tra l'altro vedete qua ci sono tutti i dati delle macchine. Panda che ha fatto la Città del Capo, Londra, direi un viaggio a dir poco incredibile. Ed eccoci qui la Fiat R51 Campagnola, che ha fatto Algeri, Città del Capo, in poco più di 11 giorni, un record veramente incredibile che rimane tuttora imbattuto. Pensate che era il 1951, quindi tempi veramente incredibili per fare tutta quella strada in così poco tempo. Poi lo vedete, il mezzo è anche abbastanza spartano, old style. Da questa parte invece il mondo dei rally, vi faccio subito vedere questa Lancia Delta Integrale HF del gruppo A, esemplare che ha vinto il rally di Sanremo nel 1989 con questa livrea Martini rossa, quindi veramente rarissima. Non poteva mancare la Lancia Fulvia numero 14, la mitica Lancia Stratos, Fiat Abarth 131, Lancia 037 e vabbè, lei, la Lancia Delta S4. Ogni volta che la vedo mi lascia sempre senza fiato. Taglio qui al centro, dove alla mia sinistra vedete i concept e i fuoriserie. C'è questa Fiat 500 coupé zagato, guardate che linea veramente particolare. Invece da questa parte Fiat Oltre, un veicolo direi veramente incredibile, praticamente ha le dimensioni e l'assetto di un Hummer, veramente mozzafiato. Però da questa parte, signore e signori, i records e le corse di Lancia, Abarth e Fiat, guardate che mezzi incredibili, stupendi, veramente lasciano col fiato sospeso. Vi voglio portare dall'altra parte, dove ci sono due mezzi Lancia che hanno fatto la storia, che a vederli fanno venire i brividi. Eccoci qui da questa parte, la Lancia Monte Carlo, quindi siamo nel campionato sport prototipi del 1979, classe 2 litri. Vederla così dal vivo, un mezzo che ha corso così spartano, comunque vedere anche con più attenzione l'abitacolo, il modo in cui sono fatti i dettagli, veramente da paura. Invece da questa parte la Lancia LC2, prototipo della categoria del gruppo C, 1983. Pensate che il motore Ferrari 8 cilindri V da 2500 cc era in grado di erogare fino a 700 cavalli, guardate che linee bellissime, questa ve la ricorderete sicuramente tutti. Poi con questa livrea Martini è veramente indimenticabile. Ed eccoci arrivati nella zona delle Lancia, non poteva mancare lei, la Strato Stradale. Pensate che questo esemplare ha solo 11.000 km, veramente nuovissima. Là in fondo quelle più vecchie, intanto sto risalendo negli anni, vedete quanti mezzi unici che sono qui presenti. Guardate, da questa parte anche la 037 Stradale, guarda, veramente bellissima, mi piace veramente un sacco, bassissima, linea sportiva, vedete qui la targhetta collezione storica Lancia. E da questa parte invece la S4 Stradale, altro mezzo totalmente senza senso, HF4WD. Da questa parte, ah, questa ve l'avevo già fatta vedere, la Lancia 832 con motore Ferrari, Lancia Delta HF Stradale. Dall'altra parte ci sono anche le Lancia da corsa, che vedete ci sto passando praticamente di fianco, vicinissime, mi fa quasi paura averle così vicino, perché questi sono mezzi che hanno fatto la storia, sono proprio loro, originalissimi. Guardate quanto escono le ruote e che assetto. E invece poi ovviamente qui si va un pochino più decisamente sul moderno, anche sul conosciuto per i miei tempi, Lancia Libra qui davanti a me. Questa è la Lancia Fedra, miticissima, avrà fatto la storia sicuramente di tantissime famiglie. Passo qui in mezzo, lo vedete, c'è la mitica Lancia Thesis, che per l'epoca aveva un design veramente incredibile, anche tra l'altro conosciuta per il suo comfort. E qui invece le ultimissime Lancia Y. Non mi sono dimenticato però di questa zona davanti a me, ed è una zona dedicata ai veicoli del gruppo Fiat, che
Già nel passato pensavano alla mobilità del futuro. Guardate questa Fiat Zic, che viene direttamente dal centro ricerche di Fiat Linee, cioè si tratta di una city car. Non vi dirò, dal design non molto troppo distante dagli ultimi concept che si vedono. Qui un'altra piccolina dedicata alla città, tre posti, veramente molto strano, ma io volevo farvi vedere un mezzo molto molto particolare, è della Fiat Panda Elettra. Infatti è forse uno dei primi veicoli elettrici che si basa su una piattaforma di una vettura che ha fatto, cioè di grande produzione, quindi che ha fatto la storia, la mitica Fiat Panda prima serie, la conoscerete sicuramente tutti. In questo caso il modello elettrico è in grado di raggiungere una velocità massima di 70 km/h e un'autonomia di 100 km, ovviamente molto molto lontano dai veicoli elettrici di adesso, ma comunque questo mezzo fa riflettere, perché stiamo parlando dei primi anni 90. Ma la FCA Heritage non è finita qua. Per gli amanti della tecnica, una bellissima esposizione di motori, vi dirò, nel senso, io non mi intendo molto di motori automobilistici, però ce ne sono veramente tantissimi, di incredibili ne sono certo, dai più storici, lo vedete qui, ai più moderni, ce ne sono un po' anche dall'altra parte. Insomma, qui si può anche analizzare la storia del prodotto endotermico di Fiat, FCA, Lancia e Abarth. Insomma, veramente incredibile, completissima. Ma adesso sicuramente vi risponderò alla domanda che tutti stavate aspettando: si può visitare? Sì, si può visitare. A breve arriveranno tutte le informazioni sul sito dedicato FCA Heritage. Si potrà visitare solo su prenotazione e quindi con un appuntamento, visite guidate. Insomma, Fiat ha voluto veramente impegnarsi tanto in questo progetto. Questa collezione comunque è in continua evoluzione, in continuo aggiornamento. Fiat richiede anche agli appassionati un aiuto per avere nuovi mezzi, nuove informazioni, o comunque aumentare così il repertorio e l'archivio storico di FCA e di tutti i mezzi Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Insomma, spero che questo tour vi sia piaciuto, vi invito a venirla a vedere perché è veramente incredibile, ma soprattutto di mettere like al video se vi è piaciuto, continuare a seguire i nostri canali Facebook, Instagram, YouTube, ma tutte le novità sul sito automoto.it. Ci vediamo alla prossima visita, ciao!